Inauguriamo oggi, 18 ottobre 2004, l'ultima mostra, la quinta della rassegna culturale ideata dalla Banca Popolare del Materano, che ha racchiuso sotto il titolo di Scenarte 5 appuntamenti dedicati all'arte, in particolare alla pittura e alla fotografia. Il bilancio è molto positivo anche in termini di visitatori, che sono stati circa 20.000. Ma mi piace ricordare anche un altro filo conduttore di Scenarte, che è una costante dell'attività culturale della Banca Popolare del Materano e in generale dell'attività della banca in coerenza con la sua vocazione localistica. E mi riferisco al legame con il territorio e quindi alla scelta di abbinare la fruizione degli eventi con la fruizione dei contenitori che hanno di per sé un grande interesse artistico. La Chiesa del Carmine, la Chiesa di Santa Maria di Armenis e gli altri spazi che hanno ospitato Scenarte sono tutti bellissimi e anche difficili da visitare durante il corso dell'anno. Si è voluto quindi valorizzarli, perché siamo convinti che il nostro territorio, considerato tradizionalmente povero, arretrato, possa esprimere luoghi di grandissimo interesse artistico. Sono i luoghi in cui la banca ritrova appunto le proprie radici. La mostra è stata prodotta dalla provincia di Potenza in collaborazione con la curata da Teresa Megale, che è anche la curatrice del catalogo edito da Marsilio. Il viaggio di Luchino Visconti inizia proprio a Matera e Matera è protagonista di gran parte di questo reportage. Lui venne a cercare in Basilicata i luoghi, i volti, il substrato culturale del film che aveva in programmazione, che è Rocco e i suoi fratelli, pur iniziando a Milano. Il film, dove sbarcano appunto i protagonisti, il film ha dei profondi riferimenti molto importanti ad un luogo, ad un territorio ben determinato, che è quello di Matera e dei suoi dintorni. Thank you.
Le foto in mostra lavorano su più fronti, ci sono sia i tipici personaggi meridionali, quindi la pacchiana, le donne vestite con i tipici vestiti tradizionali, ci sono i ragazzini che giocano tra le vie dei Sassi di Matera, e ci sono anche gli arti e mestieri, quindi il macellaio, il fabbro, il panettiere. Questa mostra funziona su diversi livelli, quello prettamente umano, ma anche paesaggistico. Infatti, molte sono le foto in cui Visconti, come probabilmente qualcuno pensa fosse l'autore di queste foto, ha ripreso molti, molti paesaggi, calanchi, chiese, stradine, paesaggi in genere. Grazie.